è stata inaugurata questa mattina a Sulmona, presso l'ospedale Santissima Annunziata, la nuova risonanza magnetica. Si tratta di un macchinario total body di ultima generazione, in grado di eseguire una vasta gamma di esami dalle articolazioni alla prostata. Sulmona è diventata una città in cui si è deciso perché era necessario per i cittadini, per la nostra volontà e capacità di dare assistenza, di investire molte risorse. E Sulmona rispetta quello che la Regione ha tanto voluto e che abbiamo tanto voluto, la sua funzione di garantire un servizio efficace ed efficiente ai cittadini, qualificato, ma soprattutto nella sua nuova funzione idea di primo livello. La nuova risonanza magnetica, costata 567.000 euro, è stata collocata all'interno del reparto di radiologia e costituisce un ulteriore potenziamento del servizio sul piano della qualità e dell'ampiezza dell'offerta. È un'importante acquisizione per l'ospedale di Sulmona, dà sostanza e fondamento alla sua recente nuova classificazione come sede di idea di primo livello, che la Regione Abruzzo ha approvato con la nuova rete ospedaliera poco prima di Natale. La risonanza magnetica è uno degli elementi che caratterizzano un ospedale idea di primo livello rispetto a un ospedale di base sede di pronto soccorso, quale era la classificazione precedente dell'ospedale di Sulmona. È quindi un passo importante per dare sostanza al lavoro fatto, per incrementare la qualità dell'offerta sanitaria. Insieme all'inaugurazione della nuova risonanza magnetica abbiamo anche ripercorso non soltanto la travagliata storia di questa installazione, perché acquistata nel 2018, a fronte di progetti sbagliati si è dovuto lavorare anni per raddrizzare la situazione e arrivare finalmente alla realizzazione dello spazio congruo, insomma dello spazio adatto per poterla ospitare. È stata anche l'occasione per fare il punto sugli interventi di edilizia sanitaria che sono in corso e che stanno per partire dalla demolizione della vecchia ala, alla ristrutturazione e completamento della nuova ala Bolino, fino all'intervento finanziato da INAIL che tra il 2024 e il 2025 questi cantieri partiranno tutti, alcuni dei quali hanno il termine del 2026 perché sono finanziati con fondi PNRR. Stiamo rispettando tutte le scadenze, sono quindi fiducioso anche sul fatto che si rispetteranno le scadenze anche di consegna e di collaudo. Da qui a 3 anni vedremo davvero un ospedale completamente nuovo.